discussione. Cari amici, caro Sindaco, è sempre un piacere essere a Bologna, una capitale europea della cultura e del sapere, del gusto, della bellezza, ma soprattutto uno dei luoghi in cui l'attaccamento ai valori di uguaglianza e giustizia fa parte del DNA della città. Questo è un luogo e un momento ideale per riflettere sulla salute della famiglia progressista e della sua relazione con il progetto europeo. L'Europa e con lei l'europeismo di noi progressisti e socialisti si trovano davanti a sfide che sono allo stesso tempo più numerose e più profonde del passato. Assistiamo a una crescita mondiale che sembra perdere colpi. Vediamo crescere il richiamo che il populismo di destra riesce ad esercitare anche sull'altra sponda dell'Atlantico. Siamo spettatori di un mondo in cui i rischi sembrano moltiplicarsi e le opportunità diminuire. Il 2016 sarà un anno molto difficile, ma potrebbe essere anche un anno decisivo. Se ne uscirà indenne, l'Unione Europea potrebbe aver superato un passaggio critico, forse uno dei più difficili della sua storia recente. Nella crisi c'è un'opportunità di rinnovamento, di uno slancio nuovo. Ma per arrivarci l'Europa ha e avrà bisogno di tutto il coraggio, di tutte le idee, di tutta l'unità che noi progressisti saremo in grado di offrire. Quello che non possiamo permetterci di fare e di continuare a offrire risposte del passato da fronte a crisi nuove. Di nuove dimensioni e di nuova portata. L'Europa non si sanerebbe e i cittadini non ce lo perdonerebbero. E permettetemi di aggiungere che c'è oggi un paese e un governo progressista in Europa che affronta con spirito nuovo e con il giusto coraggio le sfide che l'Europa ha davanti, l'Italia e sarà una forza chiave per portare il centro-sinistra e l'Europa fuori dal guado. La crisi sta diventando la parola più spesso associata a Bruxelles e alla istituzione europea. I quotidiani portano nelle case un quadro a tinte fosche della crisi in corso sia all'interno che all'esterno delle nostre frontiere. Che si guardi alla crisi finanziaria ed economica, alla crisi dei profughi e dei migranti, alla Brexit, alla Grecia, sembra sia giustificato per i cittadini essere preoccupati, se non apertamente critici nei confronti della situazione dell'Unione Europea. Le soluzioni tardano ad arrivare e quando arrivano sono incomplete, incerte o
sembrano semplicemente un escamotage per guadagnare un po' più tempo. Ma la mia domanda è questa l'Europa che vogliamo? Un'Europa che tiri a campare? Un'Europa le cui sorti sono sempre più messe in discussione dall'esito di una mancata di voti? L'Europa che cammina sempre sul crinale e rischia di scivolare? Questa, cari amici, non è l'Europa che ho in mente. Questa non è l'Europa che noi progressisti abbiamo in mente. L'Unione Europea non è stata concepita per essere travolta dagli eventi e dalla globalizzazione. Il suo scopo è creare una forza che, unita, sia capace di plasmare la globalizzazione per renderla più giusta, sia in grado di adattarsi ai shock e ai mutamenti improvvisi, dando sicurezza e certezza ai suoi cittadini. La mia Europa, la nostra Europa, dovrebbe essere una cucina di equità e opportunità, non un'esportatrice di fragilità. Lui ringrazio e ammiro il Presidente Obama per il suo discorso in favore di un'Europa unita, ma non è forse un sintomo di quanto sia deteriorata la situazione che serva un Presidente americano a convincere noi europei della necessità della nostra unità? C'è un altro esempio che vale la pena sottolineare in merito all'attuale debolezza europea. Qui fuori, se non sbaglio, ci sono state o erano previste delle contestazioni nei miei confronti in quanto io sarei il simbolo dell'accordo tra Unione Europea e Turchia sui rifugiati, e che io abbia fatto passare sotto silenzio i problemi che esistono in Turchia. In relazione alla libertà della stampa o la situazione dei curdi nel sud-est del paese, invito chi mi contesta ad andare a rileggersi il mio discorso ai capi di Stato e di Governo e altri un ministro Davutoglu in occasione dell'incontro Unione Europea-Turchia. Cari amici, i politici europei che hanno sollevato in termini chiari queste critiche si contano sulla dita di una mano. Più precise, tre. La domanda che dobbiamo oggi è perché l'Unione Europea si è trovata in una così debole posizione negoziale sulla questione dei rifugiati. Alcuni leader non hanno espresso alcuna riserva sul fatto che i loro governi non partecipino alla ricollocazione e al reinsediamento e non forniscano personale e aiuti ai paesi più esposti alla crisi, ma non si sono fatti poi alcun problema a criticare l'Unione Europea come causa della morte nel Mediterraneo. Alcuni governi si dicono paladini della cristianità e del cattolicesimo, ma hanno accolto in un anno meglio rifugiati di quanti Papa Francesco ne abbia accolti in un giorno. Sono riconducibile in questo momento a una fonte ben precisa: il livello senza precedenti
di inefficacia e cacofonia del metodo intergovernativo. Le istituzioni sovranazionali dell'Unione Europea, nel processo decisionale Commissione Europea e Parlamento Europeo, hanno costruito un rapporto solido e funzionante. Il Consiglio Europeo e il Consiglio dei Ministri, le istituzioni che rappresentano i governi nazionali, sembrano spesso funzionare come un orologio rotto. La legislazione può rimanere bloccata, gli accordi politici a livello di capi di Stato e di governo spesso trovano scarsa attuazione e alcune misure risultano effettivamente tossiche. La crisi economica e finanziaria ha infiammato gli animi, come pure la crisi dei rifugiati. Perché l'Unione Europea non è in grado di conseguire un accordo solido e stabile con la Grecia sulla questione del debito in tempo utile. Perché alcuni Stati membri sono stati così riluttanti a mantenere il proprio impegno in materia di ricollocazione e reinsediamento. Le crisi hanno ampliato le faille già esistenti tra Stati europei, hanno minato la fiducia e infiammato populismi e destra. Non c'è da meravigliarsi se quando i cosiddetti moderati sottolineano che l'unico interesse è quello nazionale, gli elettori li prendano alla lettera e votino per partiti che davvero vogliono la fine del sistema europeo. Parafrasando Edmund Burke, un filosofo inglese, tutto ciò di cui gli euroscettici e le destre estreme hanno bisogno per avere successo e che noi progressisti e socialisti e europeisti non si faccia nulla. Con questi populisti e xenofobi sarebbe davvero la fine dell'Unione. Credetemi, io li vedo al Parlamento Europeo quando capita che si trovino lì. Il loro desiderio sarebbe trasformare le istituzioni europee in un circo fatto solo di provocazioni, insulti, felpe colorate e travestimenti. Con questa premessa devo però sottolineare come l'Italia, con altri pochi stati, sia in controtendenza. Il governo italiano sta dalla parte del dialogo e della soluzione. Il dialogo non vuol dire essere d'accordo, ma significa di cercare soluzioni congiunte. Ricordatevi della diatriba che a inizio anno era descritta come un allontanamento da governo e istituzioni europee. Io ho sempre detto di non preoccuparsi. Se io sono critico nei confronti di una politica del governo tedesco, sono forse anti-tedesco? Assolutamente no. Nello stesso modo il primo ministro Renzi ha sottolineato come
come l'Unione Europea non stesse ben rappresentando il suo europeismo. Criticare proattivamente, stimolare l'Europa e europeismo, non anti-europeismo. Per esempio, anche io condivido la critica al numero eccessivo di summit. Non sarebbe meglio mettere in atto le decisioni prese piuttosto che adoperarsi in una serie eccessiva di incontri ad alto livello? L'europeismo italiano lo vediamo anche in questi giorni. L'Italia non vuole azioni unilaterali dei Stati membri sulla migrazione, ma vuole invece una riflessione e un'azione condivisa come rappresentata dal Migration Compact proposta da Matteo Renzi. E questo mi porta al mio punto finale, la necessità di noi progressisti per l'Europa. Cari amici e cari compagni, la socialdemocrazia ha portato in Europa conquiste che il mondo ci invidia. Da un sistema educativo universale, una sanità pubblica, diritti lavorali e sindacali, l'attaccamento alla libertà e i valori dell'antifascismo. E a pochi giorni dal 25 aprile fa bene ricordare che non solo l'Italia, ma l'Europa intera è stata costruita sul rifiuto del nazifascismo. Per me il 25 aprile è una festa europea. La lista delle nostre conquiste la conoscete bene anche voi. Dobbiamo essere più che orgogliosi della nostra storia e della nostra identità. Ma il mondo non ci aspetta. Dobbiamo guardare avanti alle tante rivoluzioni che già stanno cambiando il mondo. Dobbiamo guardare avanti, ma senza mai perdere di vista i nostri valori, la difesa del lavoro, l'equità, il civismo e l'amore per la diversità. Dai diritti su internet, la sempre maggiore automazione, la sharing economy, il commercio globale, la bioetica, le sfide energetiche e ambientali, il nuovo precariato dei giovani, ma ancora più devastante quello dei adulti, la lotta ai monopoli, la lotta all'evasione, all'illusione, al crimine organizzato e le sempre più crescenti ineguaglianze. A chi vi dice che non c'è più bisogno della socialdemocrazia, del socialismo, rispondete che il bisogno di socialdemocrazia non è mai stato così grande. Noi progressisti abbiamo un compito difficile, perché i cittadini sono con noi più esigenti di quanto non lo siano con gli altri partiti. Ma è giusto così. Dobbiamo essere fieri, perché noi vogliamo essere un partito di governo e il governo deve rappresentare al meglio il paese in Europa. Cari amici, andiamo avanti. Restiamo uniti, senza paura, del nostro pluralismo. Il pluralismo che forza quando siamo così.
cosciente dell'unità dei nostri valori. Per l'Italia e per l'Europa. Sono convinto che il meglio della socialdemocrazia è ancora davanti a noi. E j'ajoute un mot en français, parce que mon discours est maintenant terminé. Et j'ai lu mon discours en italien, in italiano. Mais mon plus grand problème de politique, de la politique, est de lire des discours. Sono incapabile di lettere di discorsi. Sono più libero en parlant libre, sans manuscrit, comme un homme libre, qui n'est pas lié aux mots qui sont imprimés sur les papiers. Et à Bologne, j'en suis sûr, on comprend aussi le français. C'est la raison pourquoi... je voudrais dire un mot de conclusion. Aujourd'hui, j'ai été décoré ici dans ce pays avec un honoris causa à Siena. J'ai fait un discours à l'école de la démocratie de Gianni Pittella et le groupe socialiste à Reggio Emilia. Je termine ma journée ici à Bologne. C'est un petit parcours pour votre pays qui est un pilier, un pilastre de l'intégration européenne. L'intégration européenne est menacée. Il y a aussi ici en Italie des gens qui propagent la fin de l'Union européenne. Ce sont partiellement des superlucides qui nous racontent que même l'Italie est trop grande, qu'il faut faire l'Italie un peu plus petite et introduire un nouveau monnaie pour le nom de l'Italie, comme nous a dit M. Maroni. J'ai à l'époque proposé le nom pour la nouveau monnaie, mais c'est très lié au nom Maroni, mais j'en ne parle plus. Ceux qui racontent que dans un monde globalisé, où la Chine, l'Inde, les États-Unis, l'Amérique latine, l'Indonésie, le Japon, le pacte ASEAN sont nos compétiteurs. Un pays en Europe seul peut survivre politiquement ou économiquement, raconte des bêtises. Ni l'Allemagne avec 80 millions d'habitants et sa puissance économique, ni l'Italie, ni la France, ni la Grande-Bretagne seule, aussi pas Malte ou Luxembourg seuls, sont capables de maîtriser les défis du XXIe siècle. Mais si c'est vrai que politiquement et économiquement, un seul pays ne peut pas défendre ses intérêts, s'il est vrai que la future de ces jeunes hommes et femmes-là de l'école de la démocratie dépend de notre coopération européenne, s'il est vrai que nous n'aurions pas le boulot pour notre passé, il est fascinant d'écouter Beethoven et de lire Goethe, il est fascinant de lire la littérature du XVIIIe siècle ou de regarder
Les peintures fascinantes en Italie. Il est fascinant de voir Siena et son passé de la République de Sienne. C'est la richesse de notre continent. Mais pour le passé, nos enfants n'obtiennent pas de l'emploi. La question de la sécurité sociale de nos enfants dépend de notre capacité de défendre nos intérêts économiques et sociaux dans la compétition avec d'autres régions mondiales. Ça, c'est la raison pourquoi la défense de nos valeurs et de nos droits sociaux dépend de notre capacité de réunir l'Europe. Ces populistes et xénophobes qui racontent qu'il faut même détruire l'Italie jouent avec l'avenir de la prochaine génération. Ceux qui veulent défendre les grands succès sociaux de notre mouvement socialiste et progressiste dans le 21e siècle ont un seul parcours, c'est l'Europe. C'est la raison pour être progressiste et être pro-européen sont les deux côtés de la même médaille. Bologne, le maire de Sindaco ici, est un homme qui représente ça. Gianni Pittella, le groupe socialiste, lutte pour ça. Moi, je suis sur cette direction. J'espère vous aussi. Merci beaucoup.